Siamo con il mister Gianluca Petruzzelli, allenatore del Cuneo femminile. Dopo questa bella vittoria contro Luserna, tanta sofferenza, un po' di sofferenza nel finale, però insomma contava vincere, partita sentita, insomma può ritenersi soddisfatto. Sì, sono soddisfatto anche perché abbiamo giocato secondo me contro una squadra che soprattutto nel reparto offensivo ha qualità, ha forza e quindi sono soddisfatto. Soprattutto è la seconda partita che non prendiamo gol e questo è fondamentale. Nessuna partita in questo campionato è facile, assolutamente. E sono contento per come le ragazze hanno interpretato la gara, non hanno mai mollato, ma soprattutto anche perché io nel senso non mi lamento mai delle assenze, però sinceramente oggi avevo 3 o 4 giocatrici che erano non a mezzo servizio, meno ancora, quindi avevo quasi un cambio solo, quindi sono soddisfatto anche per quello. Le ragazze anche dal punto di vista fisico penso stiano bene, adesso andiamo alla sosta con comunque 12 punti niente, speriamo che di continuare così nel 2017. Cos'è che le è piaciuto invece un po' meno in questa partita, su cui magari lavorare anche in questa pausa, diciamo? Che bisogna migliorare sicuramente nella transizione nel senso positivo. Quando recuperiamo palla, certe volte la perdiamo subito e questo fa sì che comunque ci sia un dispendio di energie importanti. E questo non, magari invece se noi riusciamo diciamo, a tenere un po' più palla davanti, anche da un punto di vista fisico avremo meno sofferenza, correremo di meno, quindi saremo più lucidi anche quando c'è da fare l'ultimo passaggio, comunque di finalizzare. L'ultima domanda gliela faccio. So che un allenatore preferisce sempre parlare del collettivo, ma insomma due citazioni particolari, una per la solita Sodini che ha risolto ancora questa partita, come tante altre, e poi per il ritorno di Monica Magnarini, davvero importante. Quanto riguarda Simona, non devo scoprirlo io, penso che oggi sia stato il 199esimo gol in Serie A, quindi è un passo di 200 gol, quindi bisogna solo fare i complimenti. Calcolando anche che viene da una gravidanza, quindi non è una passeggiata di salute. Invece per quanto riguarda Monica, sono contento perché comunque ha rotto il ghiaccio, perché allenarsi è un conto quando poi devi affrontare invece una gara sicuramente molto più difficoltosa da un punto di vista anche mentale, psicologico, quindi sono contento e adesso abbiamo 15 giorni per ricaricare le batterie e oggi volevo fare io non sono solito parlare dei singoli, però ci sono tre giocatrici che secondo me sono andate oltre sicuramente la sufficienza, che sono Enrico, Mellano e Nietante, che hanno dato veramente tanto da un punto di vista di corsa, di dedizione e questo sono contento, vuol dire che da un punto di vista mentale stiamo crescendo, da un punto di vista tattico anche, sono contento e auguro a tutti i tifosi del Cuneo e a tutte le persone in generale un sereno Natale. Grazie per Prego. tutto.